di inceneritori regionali che dovrebbero essere. Il senso della domanda è già attuativa da parte del governo centrale questa capacità prevedere inceneritori regionali, oppure bisogna aspettare la modifica del titolo qui? Allora, questa già c'è, perché il decreto del governo per fare i nuovi inceneritori in tutta Italia è già in gazzetta, quindi non è una bozza o altro com'è, ma è reale. Sia noi a livello nazionale che con i miei colleghi al Parlamento, perché abbiamo questo modo di fare le battaglie in comune, è stato quello di fare alcune interrogazioni, perché secondo noi un modo per cercare di far capire allo Stato che non doveva fare questa cosa, e cioè imporre alle regioni di fare questi inceneritori, quindi per chi non lo sapesse, una nella regione Marche, noi abbiamo chiesto la VAS nazionale, perché loro dicono con piano nazionale per la gestione dei rifiuti, quindi secondo la legge europea, se tu fai un piano nazionale che va ad influire sulla questione dei rifiuti, tu devi fare la valutazione ambientale nazionale. E che cosa è successo? È successo che con un'interrogazione, non mi ricordo se era di Affronte, l'Europa ha risposto che se il piano nazionale va ad influire, cioè viene gestita da quella legge europea e quindi va a toccare i rifiuti, ci deve essere la valutazione ambientale nazionale. Che non c'è. Che è successo? Il comitato tecnico della VAS statale, nazionale, quindi dello Stato italiano, ha detto che non ci sono i presupposti per fare la valutazione ambientale. Al che noi abbiamo detto, abbiamo fatto l'interrogazione a Fronte, anche dell'interrogazione di Affronte, e scusate ma non mi è venuta così, e abbiamo chiesto con proprio un'interrogazione proprio a mia firma circa un mese fa, perché non fate la valutazione ambientale strategica nazionale, visto che in Parlamento hanno risposto così. Loro ci hanno detto, ma la valutazione, il comitato tecnico nazionale ci ha detto che non ci sono presupposti. Bene, se non ci sono i presupposti, significa che quello non è un piano nazionale. E se non è un piano nazionale, significa che è solo una linea guida per le regioni allora, perché se è un piano nazionale tu ti devi attenere alla legge europea. E quindi adesso c'è questo inghippo che stiamo cercando anche noi di capire come scioglierlo, perché se il piano è nazionale tu devi fare la valutazione ambientale nazionale, se il piano è nazionale allora è solo la linea guida per la propria regione, se è una linea guida per la propria regione non è vincolante, solo che bisogna uscire fuori da questo impasse, perché è a livello legislativo burocratico è molto strano, perché l'Europa dice una cosa, però se si attiene alla legge europea, la legge italiana dice però qui non sappiamo se al collegio dicono che lo fanno. I giornali locali chiedono di fare la valutazione. Dicono che perché attualmente è in gazzetta. Quindi in teoria le Marche lo dovrebbero fare, però la regione Marche, se è vero che Cerisciogli e Compagnia Novella hanno detto che loro sono contro all'inceneritore, si dovrebbero attaccare a questa cosa, onestamente, perché se tu ti attacchi a questa cosa puoi andare a capire anche se tu devi imporre al tuo Stato, prima di fare con l'inceneritore lì la valutazione ambientale nazionale. Quando fai la valutazione ambientale nazionale ne passa di tempo, e se passa il tempo e noi qui facciamo la raccolta differenziata e magari superiamo il 75% di raccolta differenziata, non ha più senso fare l'inceneritore, perché che cosa ci butti dentro l'inceneritore? Se vincesse il sì, no, tutto questo diciamo si chiuderebbe con una volontà del governo in ogni caso. In ogni caso sì, perché a parte il fatto che non c'è più quello che dicevo prima, la tutela ambientale, ma poi in fondo all'articolo 117 c'è questa famosa clausola di supremazia, che qualsiasi potere che ha la regione, se va contro
ad un principio che ha per caso quel governo che attualmente c'è, che va, secondo loro va contro a delle manovre finanziarie o delle manovre economiche o un interesse nazionale, lo Stato dice io applico la clausola di supremazia, tu regione non te ne occupi più e me ne occupo io. L'inceneritore, visto ne vogliono fare 9 in tutta Italia, viene applicato subito con la clausola di supremazia, ma all'istante, e se ne fregano completamente. Ma questo perché il dramma è che chi decide chi è, cos'è l'interesse nazionale è il governo stesso che poi lo richiede. Quindi cioè, non c'è un parametro che cos'è interesse nazionale. Io lo chiedo a voi, è un concetto molto vago, si potrebbe definire e declinare secondo ovviamente il punto di vista da cui ci si pone. In questo caso è chi deve esercitare il potere che decide anche quali ne sono i limiti e i presupposti, e quindi viene a mancare qualsiasi tipo di controllo e di limite nell'esercizio del potere stesso. Quindi è un po' praticamente un manganello per bastonare una qualsiasi regione che dovesse osare cercare di mettere certi paletti in tutela dei diritti dei lavoratori, piuttosto che dei consumatori, piuttosto che dell'ambiente. In quel momento quello viene visto come un ostacolo, sto dicendo lo scavalco, non c'è problema, si propone una legge per darsi questo potere, e il Senato, sempre in mano loro, potrà fare degli emendamenti, ma la Camera a maggioranza assoluta li può scavalcare a prova, ma la maggioranza assoluta ce l'ha già perché starà in mano al partito con la minoranza relativa. Quindi capite che è un incastro mortale di fatto per svuotare tutti i paletti dell'equilibrio democratico, facendo però che cosa? Simulando che invece ci sia ancora. Questa è la cosa assurda, e mi viene da pensare a una bellissima frase di Calamandrei, il quale diceva che la libertà è come l'aria, te ne accorgi che ti accorgi quanto è importante solo quando ti viene a mancare. Esattamente questo, niente di più. Quindi nel caso degli inceneritori, sì, anche perché poi c'è un altro fattore, che il pacchetto economico degli ecoreati in Europa, se non mi sbaglio, in Europa si aggira intorno ai 61 miliardi di euro l'anno. Hanno fatto uno studio, mi sembra, l'Euroforza europea tempo fa, aveva fatto questo studio che il pacchetto diciamo degli illeciti che stanno intorno alla questione ambientale sono di circa 61 miliardi di euro. E infatti che cosa ci diceva l'Europa? Di rafforzare la tutela ambientale, la vigilanza ambientale. Ha tolto la tutela ambientale, ha tolto il corpo forestale dello Stato, perché da gennaio non c'è più il corpo forestale dello Stato, che va a finire nei carabinieri. Voi direte, beh, i carabinieri sono tanti, no? Il corpo forestale dello Stato in Italia sono 7500 uomini e donne. Scordiamoci la questione dei forestali siciliani, che non c'entrano nulla con il corpo forestale dello Stato, perché quelli rimangono perché sono dipendenti regionali, non c'entrano nulla. Sono 7.500 in tutta Italia i forestali, che sono perlomeno spostati di più nelle aree interne, andranno a finire con i carabinieri. Io non ho nulla contro i carabinieri, perché fanno il loro lavoro, lo sanno fare anche veramente molto bene, però sono due concetti molto diversi: quello del carabiniere, che è un corpo di polizia militare, e quello del corpo forestale dello Stato, che è invece un corpo di polizia civile, a parte il fatto tutto l'ordine gerarchico eccetera che c'è dietro, però erano sparsi sul territorio. Ora sono andate a confluire nei carabinieri, ma nei carabinieri non andranno nelle varie caserme che hanno sul territorio, andranno nei nuclei noi, che saranno chiamati nuclei di tutela ambientale. Ma il nucleo noi nelle Marche ce l'abbiamo solo in Ancona. Cioè, sapete che cosa significa questo? Significa che le nostre montagne, i nostri fiumi, eccetera, anche se avevamo pochi forestali, però c'erano, ora ce l'avremo in Ancona. Se noi abbiamo uno sversamento qua da Ancona, prima che arrivano qua a prendere i prelievi o controllare, non so se avete capito quello che voglio dire, questo è proprio un esempio stupido, però c'è dietro proprio tutto, almeno perlomeno quello che vedo io sono in Commissione Ambiente, quindi vedo questi provvedimenti che stanno facendo uno dietro l'altro. Io vedo che c'è un attacco proprio contro la tutela ambientale, contro la vigilanza ambientale. Ma perché? Perché dietro c'è quel pacchetto di soldi che gira con gli illeciti, che è enorme. E se tu togli quegli illeciti, significa che qualcuno non ci mangia. E quindi ecco che ti vanno a modificare l'articolo 117 della Costituzione.
cioè adesso è complicato fare tutti questi esempi, perché se andiamo a prendere ogni articolo che hanno modificato o a livello ambientale o a livello economico o a livello finanziario, c'è sempre dietro qualcosa, c'è sempre dietro un motivo per mangiarci, per fare dei regali a qualcuno o multinazionali, quello che è. Ma c'è sempre dietro qualcosa. Questa riforma non è pulita, non è pulita, perché dietro ci sono altri interessi che non è assolutamente quello per il bene dei cittadini. Quindi votate no.